Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Computer Museum. In questa puntata vi spiegherò come setare il sito Amazon Review Trader, cioè praticamente il sito delle recensioni gratuite. Per settarlo servono delle piccole prove per il venditore di capire se siete un top venditore, quindi quello che vi stavo dicendo l'altra volta, oppure per vedere semplicemente il vostro profilo, quante recensioni utili ha avuto, ma soprattutto quanto acquistate, senza andare a violare la vostra privacy ovviamente. Sapete che Amazon di solito pubblica dicendo metti su Facebook appena acquistato questo o quell'altro. Bene, c'è una sezione pubblica, come se fosse un canale di YouTube, che permette di vedere tutto quello che acquistate, più o meno. E soprattutto vedere le recensioni, ed è quello che interessa ai nostri venditori che sono appunto registrati a questo sito. Infatti questo sito non va a violare assolutamente il vostro account privato di Amazon, ma va semplicemente a prendere delle cose già pubbliche su internet, quindi non va a violare la vostra privacy. Per fare tutto ciò dovrete, una volta registrati al sito Amazon Review Trader, che è veramente molto semplice la registrazione, andare su Account. Una volta che sarete qui all'interno, potrete chiedere se inviare dei coupon riguardanti a prodotti che sono stati approvati. In questo caso io attiverei subito sì, così mi avviserebbero immediatamente se qualcuno mi ha chiesto di approvare una recensione o un coupon. Inserire la password, qui possiamo impostare la vecchia password per mettere a uno nuovo, e poi possiamo andare a prendere il nostro profilo pubblico. Come si fa a prendere il profilo pubblico? Dovremo andare su amazon.it, quindi attraverso il nostro account normalissimo Amazon, aprire la sezione Il mio account, andare in basso dove c'è scritto in pratica proprio il mio profilo pubblico, quindi area personale community, il mio profilo pubblico, prendere questo link, come vedete, questo link qui, Amazon GP profile bla bla bla, dove mostra, come vedete, tutto quello che è stato recensito. Quindi, come vedete, mostra tutto quello che avete acquistato e che avete ovviamente recensito, altrimenti non mostra proprio tutti gli acquisti. E da questo link dovrete incollarlo qui, profilo URL, e fare update details. E il programma è pronto, cioè il sito è pronto per le vostre recensioni. Ora basterà andare su Go Shopping e comprare, più che altro, prendere quello che volete. Per il resto da Computer Museum è tutto, grazie ancora e al prossimo episodio. Ciao ragazzi!